All'annuncio di Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 abbiamo quasi tutti pensato ad altissime probabilità di un mero More of the Same. Invece, l'eterna lotta tra agguerrite piantine e carne non morta ha deciso di tornare alla grande, arricchita non solo da una componente singolo giocatore, ma anche da un enorme hub di gioco. E proprio dal cortile di battaglia cominciamo una volta avviata la partita, scoprendo come ne esistono due perfettamente speculari per piante e zombie. Questi due livelli gemelli vanno a sostituire completamente i menu visti nel predecessore. Certamente, l'idea di un metalivello che vada a sostituire le schermate statiche non è nuova, ma PopCap è riuscita nell'intento di realizzarla in maniera simpatica. Se il cuore dell'offerta ludica di Garden Warfare 2 è ancora costituito dalle battaglie online, con questo secondo capitolo gli sviluppatori hanno deciso di rendere il pacchetto più invitante anche per coloro interessati allo scontro con l'intelligenza artificiale. Ecco quindi che l'app di gioco permetterà anche di intraprendere una serie di missioni introdotte da un breve dialogo con l'NPC di turno e animate da brevissime sequenze filmate. Per quanto i compiti siano spesso basilari, ricalcando talvolta anche le classiche modalità di gioco competitive, si tratta di uno sforzo produttivo non indifferente, anche considerata la mole di missioni, e riesce ad espandere piacevolmente l'offerta. Anche in campo multigiocatore, i ragazzi di PopCap hanno lavorato a fondo, variando le modalità già viste nel predecessore in maniera intelligente e aggiungendo una manciata di nuove classi, perfette per costruire su quanto di buono già fatto con il predecessore. Relativamente a queste ultime, il totale arriva ora a 7 personaggi per ognuna delle due fazioni, tutti ben differenziati e presenti in diverse varianti sbloccabili grazie all'acquisto delle carte con la valuta di gioco, la quale è esclusivamente virtuale. Proprio come il predecessore, anche Garden Warfare 2 non supporta le microtransazioni. Tra i nuovi arrivati, segnaliamo in particolare la rosa e il cedro per le piante. La prima è in grado di ammagliare gli avversari con il suo fascino, disattivando le loro abilità speciali, mentre il secondo ricorda vagamente il Bastion di Overwatch, dotato di uno scudo e di un fuoco a raffica devastante. Gli zombie possono contare sul pirata, che sfrutta l'immancabile pappagallo per sparare dall'alto e può sedersi su un gigantesco cannone. Degno di nota anche il Super Zomb, una sorta di supereroe putrefatto. Attacca con un letale raggio all'Iron Man e mena pugni da distanza ravvicinata, forse non comodissimi da direzionare, ma ottimi per creare il caos. Quanto alle modalità, ai classici come tombe e giardini e gnomba si affiancano attacco erboso, dove ad attaccare sono le piante, un deathmatch e un'eliminazione confermata in puro stile Call of Duty. Relativamente alle due modalità principe, ossia tombe e giardini e attacco erboso, abbiamo scoperto con piacere che le fasi finali presentano ora delle attività diverse dal solito. Ci si potrà trovare ad esempio a segnare dei gol con delle sfere da spingere nelle rispettive porte. Si tratta di un bel modo per rileggere il gameplay classico, che si basa come sempre sulla capacità di trovare la giusta sinergia tra i poteri speciali che caratterizzano e rendono uniche le diverse classi. Al di là del buon lavoro svolto nel variegare e arricchire la formula già proposta 2 anni fa, gli sviluppatori hanno compiuto passi avanti anche sulle ambientazioni. Quasi tutti i campi di battaglia sfruttano la divisione in sezioni, proponendo un'alternanza continua di contesti, sempre caratterizzati da una cura al dettaglio quasi maniacale. Se la bravura di PopCap nel reparto artistico è più che confermata, anche l'aspetto tecnico non è stato trascurato. A fronte di un'effettistica ancor più avanzata rispetto al passato, piante e zombie si rivelano mossi da animazioni molto curate e anche dal punto di vista del filtraggio delle texture il risultato finale è molto buono. Il tutto con una fluidità che regge nella quasi totalità delle occasioni e soprattutto senza alcun problema a livello di ottimizzazione. I ragazzi di PopCap si confermano grandi interpreti della loro licenza, capaci di valorizzarla fino in fondo. Data la buona qualità delle missioni singolo giocatore, spiace solo non vedere una vera e propria modalità storia, magari accompagnata da una trama un po' folle, ma l'aggiunta degli incarichi risulta comunque gradita, anche nell'ottica di fare da tutorial per l'esperienza online. Per il resto, il lavoro svolto dagli sviluppatori è notevole, sull'ottimizzazione non si discute, e la guerra tra piante e zombie può continuare in un clima di grande follia e divertimento.